Vi, tesoro, ascolta. Ho un lavoretto per te. Una cosa veloce. Ti interessa? Ok, dimmi tutto. Stavo navigando in rete, capisci? E ho trovato una cosa che definirei interessante. Aspetta, fammi indovinare. Pillole per grandi prestazioni? Un Mr. Stud usato d'occasione? Sono una persona seria, Vi. E mi occupo esclusivamente di questioni serie. Qualcuno vende un libro di incantesimi. Un'edizione antecedente al primo crash della rete. Ora, sai di cosa sto parlando, vero? Tipo, quanto si potrebbe guadagnare con quella roba. E tu vuoi che io lo rubi, giusto? Aha! Niente furti. Voglio che lo compri. Ti rimborserò il doppio del prezzo. Ok, facciamolo. Così ti voglio. Ti passo i dettagli del venditore. E che la fortuna sia con te. Ehi, stai cercando il libro? Sì, esatto. Il prezzo non è negoziabile. Pagamento completo anticipato. Tutto chiaro, d'accordo. Ottimo. Ti ho inviato l'indirizzo. Vieni da sola. Attention. Everybody is bound.
Sì? Il libro di incantesimi, c'è? Certo. L'ho nascosto in un luogo sicuro. Vuoi le coordinate? Prima voglio vedere i soldi. Cerchi di fottermi? No, niente affatto, sto... Perché non sopporto la gente che cerca di fottermi. Quando succede, tendo a interrompere la conversazione. Bruscamente. Sarebbe un errore. Un grosso errore. Non sto cercando di fregarti. E poi... non sono una vittima. Sono preparata quanto te. Merda, questa storia puzza parecchio. Ma ok, voglio crederti. Non te ne pentirai. Sarà meglio, o sarai tu a pentirtene, amaramente. Ti do la mia parola. Ti ho inviato le coordinate. Vedremo. Deve avere tipo 50 anni. Almeno. Ne avevo uno, sai. All'epoca era il migliore.
Allora, hai il libro? E tu hai gli Eddie? Come ti ho detto, Vi, sono una persona seria. La cifra concordata, tutta tua. Grazie mille. Non c'è di che. Te li sei meritati.